Bene, possiamo incominciare. Quindi do il benvenuto a tutti, ecco a questa che è la 14ª edizione dei nostri incontri tra cielo e terra. E vabbè, inizierò io, che sono anche presidente della Società Astronomica, fondata da Salvatore Furia ormai tanti anni fa, nel 1956. Voglio anche ricordare che alla fine degli anni 50 a Varese si svolgevano degli incontri un po' come questo, che si chiamavano astrofismi. E quindi noi nel 2019, appunto, no, nel 2009 abbiamo iniziato di nuovo appunto questa tradizione, invitando esperti, ma anche impegnandoci noi stessi, così, volontari, studiosi del cielo, interessati, entusiasti, a parlare, insomma, di argomenti diversi. Io oggi vi intratterrò sulla bellezza della luce. Ecco, magari spegniamo un po' di luci, che così risalta anche meglio. Allora, questa è un'immagine significativa, no? Evidentemente, e la nostra Terra potrebbe essere un'alba o un tramonto. La bellezza della luce è lì dentro, dove i nostri occhi appunto non sono feriti dalla luce impetuosa invece che viene dalle stelle, eccetera, perché il Sole è comunque la sorgente della bellezza della luce, ma è lì dentro che la bellezza si manifesta, un po' come in questa immagine. Ups, prendiamo con Luca. Doesn't work. No, c'è un'altra di mezzo. Eccola qua. Vabbè, questa è un'immagine dell'osservatorio. È un'immagine molto bella. È l'osservatorio. Veniteci a trovare, ecco, chi ancora magari non c'è mai stato. E vi dico comunque che quest'anno, grazie al Comune, ecco, così colgo l'occasione anche per ringraziare il Comune di Varese, innanzitutto perché ci dà la possibilità di trovarci in questa bella sala per questi incontri, ma in questo caso soprattutto perché tra poco verranno avviati i lavori per riportare, insomma, l'antico splendore al nostro edificio dell'osservatorio. Quindi verrà rifatta la impermeabilizzazione, le facciate, e noi poi, con un finanziamento che siamo riusciti a ottenere da Interreg, faremo anche delle ristrutturazioni interne. Quindi diciamo che, se tutto va bene, alla fine dell'anno avremo un osservatorio rinnovato. Ecco, questa è l'immagine splendida della Terra, un luogo unico. Quindi la bellezza è lì. Certo, ci si vuole spingere sulla Luna, su Marte, ma direi che questa è la nostra casa, insomma, e dobbiamo tenercela cara. E quell'immagine del sottile filo dell'atmosfera è significativo della preziosità, della preservazione dell'ambiente, insomma, che deve guidare le nostre scelte, i nostri passi, purtroppo ostacolati anche da eventi assolutamente irrazionali, ma tremendi. Allora, io vorrò intrattenervi in maniera, spero, piacevole e anche interessante, su diversi fenomeni che caratterizzano la bellezza della luce, insomma. Sono fenomeni atmosferici in gran parte, e sono gli arcobaleni, le glorie, gli aloni, miraggi, fate morgane, aurore, dirò qualcosa dei colori che non vediamo e qualcos'altro ancora. Allora, luce e acqua. Allora, la bellezza della luce si manifesta quando questa interagisce un po' con gli elementi della Terra. E l'acqua è importantissima, insomma. Questa conferenza, in maniera molto ridotta, l'avevo fatta anni fa. E così, nel cercare le diapositive, mi ero imbattuto nei dipinti bellissimi di Joaquín Sorolla. E ho scoperto poi che proprio adesso a Milano c'è una mostra dedicata appunto a quest'artista. Sono dei dipinti talmente belli, e ve ne farò vedere diversi, in cui
viene resa la luce, tant'è che questo pittore è stato chiamato anche il pittore della luce. Dunque, il pittore è spagnolo, è Valencia, e lui era solito frequentare la spiaggia e lì ritrarre appunto i ragazzi, le persone. La sua fama iniziò quando ritrasse dei poveri bambini di un orfanotrofio, rachitici, che erano lì a prendere il sole. Questo quadro fece molto effetto, molto, molto scalpore anche, e quindi lo rese poi conosciuto, è diventato poi un pittore conosciuto su scala mondiale, anche se poi noi conosciamo di più, insomma, altri pittori, ecco. Io perlomeno non lo conoscevo. Allora, iniziamo con gli arcobaleni. Ecco, qui questo dipinto di William Turner, ne ha fatti diversi di arcobaleni. Altri autori hanno dato una resa un po' più precisa, insomma, di quello che è un arcobaleno, mettendo in evidenza anche l'esistenza del secondo arco e la posizione precisa dei colori. Allora, quello che vorrei fare adesso è un pochino spiegarvi perché ci sono due archi e perché i colori li vediamo in quel modo. Che questa è un'immagine abbastanza suggestiva di un arcobaleno. Allora, quando insomma, siamo fortunati, vediamo due archi, e in questo caso addirittura due semicerchi, e quello che già in questa diapositiva emerge è il fatto che tra i due archi c'è una zona scura, il cielo è più scuro. Questa è un'osservazione che era stata fatta già dagli antichi, da Alessandro di Afrodisia, o Afrodisia, non so come si dica esattamente, comunque quello viene chiamato la zona di Alessandro. Allora, le spiegazioni ne sono state date diverse, questa è abbastanza precisa, di Cartesio, in questo lavoro dedicato appunto alle meteore, quindi ai fenomeni meteorologici, in cui lui spiega che nelle gocce d'acqua, che sono poi la presenza necessaria per avere l'arcobaleno, quindi voi avete bisogno del sole basso, coi raggi praticamente orizzontali, che colpiscono le gocce d'acqua. Ora, lì c'è una goccia ingrandita per vedere quello che succede. Succedono essenzialmente due tipi di riflessioni. Il raggio che ho disegnato rosso viene riflesso una sola volta, quindi viene rifratto per entrare dentro la goccia, viene riflesso dall'interno della goccia, rifratto in uscita, e quindi avete all'interno una sola riflessione. Poi c'è un percorso possibile più complicato, i raggi arrivano paralleli, quindi il raggio azzurro è parallelo, ma a questo punto avete una doppia riflessione. E questo comporta anche una perdita di luce. Tutta la luce che arriva subisce, per le gocce presenti, questo fenomeno. Quindi la luce che torna indietro arriva o dalla singola riflessione o dalla doppia riflessione. E tra i due archi che noi vediamo in cielo, praticamente non arriva luce. Allora, questo spiega il fatto che ci sono due archi. Vediamo di capire i colori, perché sono posizionati in quel modo. Prima vi ho fatto vedere la 1636, se non ricordo male. Quindi qui siamo pochi anni dopo. Isaac Newton si era ritirato nella sua casa di campagna per sfuggire alla peste e lì ha fatto delle cose straordinarie. Ha studiato la luce e poi, vabbè, ha scritto i principi matematica, insomma, della gravitazione universale. La scoperta importante di Newton è aver dimostrato che la luce che viene scomposta da un prisma nei suoi colori non è essenzialmente più scomponibile. Prima si riteneva che fosse il prisma la causa, in qualche modo, dei colori, per cui si introduce un nuovo prisma, dovrei vedere di nuovo una raggiera di colori diversi. Invece
selezionato il rosso, rimane rossa la luce. E Newton poi più tardi numererà questi colori da 1 a 7, 7 colori. Questo fenomeno per cui la luce attraversando un materiale si scompone, diciamo, nei suoi colori, si chiama dispersione luminosa. Normalmente avete un fenomeno di riflessione, si vede il raggio riflesso, e poi anche una rifrazione col raggio in uscita che è disperso nei suoi vari colori. Allora, questo è quello che succede dentro la goccia d'acqua, che invece di essere un prisma, vabbè, si comporta in maniera simile. E la causa della dispersione è perché la luce, diciamo le sue varie frequenze, viaggiano a velocità diverse nei materiali. Poi magari cercherò di spiegare perché succede questo. Allora, il rosso, il blu, il giallo, i vari colori fanno cammini diversi e quindi riemergono con angoli diversi. E quindi dalla goccia viene messo sotto il rosso e sopra il violetto, che è esattamente il contrario di quello che uno immaginerebbe a prima vista, perché vi avevo fatto vedere che nell'arco principale il rosso sta sopra. In realtà la spiegazione è data a destra. Siccome avete angoli di arrivo della luce diversa, quindi è meno inclinata la luce blu, voi avrete le gocce che vi mandano il rosso e le gocce più in basso che vi mandano il blu. E questo è il motivo per cui il rosso sta sopra. Cioè la stessa goccia manda fuori rosso, blu e tutto il resto, ma voi da quella goccia percepite soltanto, per esempio, il raggio rosso. Per vedere il raggio blu dovete alzarvi un poco. Ecco, questo spiega quindi l'ordine dei colori. L'arcobaleno appare in tutta la sua geometria in situazioni particolari, non so, da un aereo potreste vedere il circolo completo, oppure in questa spettacolare immagine delle cascate del Vittoria. Newton ha scomposto la luce nei vari colori. Posso solo accennare il fatto che, dunque era 1666, adesso siamo nel 1814, Fraunhofer, giovanissimo, dispone di strumenti migliori e lui si accorge che la luce solare, passando attraverso un prisma, rivela non soltanto i vari colori, ma una collezione di circa, lui ne contò circa 500, righe nere che attraversano lo spettro. Ecco, queste saranno un mistero per un bel po' di tempo. Diciamo che ci saranno poi delle leggi che verranno scritte nell'Ottocento, un po' più avanti, ma diciamo la vera spiegazione scientifica verrà soltanto un secolo dopo, è quella che chiamo la rivoluzione quantistica. È la meccanica quantistica che riesce a spiegarvi il perché di quelle righe. Quelle righe, sappiamo, sono la traccia lasciata dagli elementi chimici che stanno nell'atmosfera del Sole e nell'atmosfera terrestre. Si era per esempio accorto Fraunhofer che una particolare riga nel giallo coincideva con una riga nel giallo che si osserva in laboratorio, però non riusciva a capire il perché di questa coincidenza. Ecco, nella chiacchierata di adesso, appunto di oggi, faccio qualche divagazione qua e là, ma adesso ritorniamo sugli arcobaleni. La fisica è una fisica che riguarda la luce e l'acqua. Se la luce viene dalla Luna, potete ancora osservare l'arcobaleno. È molto più raro vederlo. Questo è Mumbo, visto a 4.000 passametri alle Hawaii, dove c'è un bellissimo osservatorio astronomico. È possibile anche il Mistbo. È un arcobaleno non colorato provocato dalle gocce molto più piccole della nebbia. Beh, l'acqua liquida. Adesso passiamo all'acqua ghiacciata. Luce e ghiaccio. Vabbè, mi piace mettere qua e là qualche bel quadro, insomma, qui Segantini.
Allora, questo è un fenomeno che forse abbiamo un po' tutti visto, magari non in maniera così splendida. È il Sole circondato da questo alone a 22 gradi, 22 gradi di diametro. È sempre quello l'alone, 22 gradi, non cambia. E in questo caso poi vedete anche che a destra e a sinistra ci sono delle chiazze luminose più intense. Quelli vengono chiamati cani solari, sun dogs. Due, una a destra e una a sinistra. E in certe condizioni il fenomeno è più vario, più interessante. Allora, questi fenomeni si verificano quando in atmosfera avete una sospensione di cristalli di ghiaccio. E qui racconto, per esempio, come il famoso uragano che investì New York allagando le metropolitane e facendo un sacco di disastri, investì l'Alabama lasciando una nebbia sottile di cristalli di ghiaccio e cirri. Quindi in questo caso vedete il Sole, vedete l'alone a 22 gradi con i due cani solari, ma poi vedete anche una grande circonferenza che passa per il Sole, incompleta, oltre ad altre cose sopra, di cui farò vedere immagini migliori tra poco. Ecco, questo fenomeno è molto più frequente ai poli. E se guardate internet ne trovate tante di foto fatte col cellulare, insomma, da chi è. Ormai al polo ci va tanta gente, insomma, a fare esperimenti, eccetera. Quindi c'è il cerchio di 22 gradi, i due cani, e poi c'è questo grande cerchio che si chiama paraelio, e poi ce ne sono altri. Ecco, qui c'è un po' una spiegazione. Quindi vedete, l'alone a 22 gradi e poi quella circonferenza sopra che passa per il Sole. Ecco, quella circonferenza ha centro nello zenith, quindi è tutto il cielo abbraccia quella circonferenza e passa per il Sole. E da cosa è causata? Allora, è causata dal fatto che i cristalli di ghiaccio sono esagonali e possono impilarsi a fare dei prismi a sei facce. A seconda di come questi prismi sono orientati, avrete fenomeni di riflessione e rifrazione diversi. Allora, i prismi verticali, e ne potete avere tanti verticali, quelli verticali vi fanno il grande anello paraelio. La luce invece che entra dentro i prismi, quindi prismi verticali vuol dire che si riflettono sulle facce piatte dei prismi. Se invece avete questi prismi come matite in piedi, la luce del sole che entra nel prisma viene deviata proprio per quell'angolo di 22 gradi. Ma in questo caso, siccome entra nel prisma, avete anche la rifrazione, quindi la scomposizione in colori. Ecco perché intravedete, anche se in maniera debole, l'alone di sotto che è colorato. E quelle sono immagini così dei cristalli possibili. Ci sono diversi stadi, insomma, di accrescimento e geometrie diverse, appunto, che possono causare fenomeni diversi. Adesso non voglio entrare nei dettagli, ma succede qualcosa se la luce colpisce la faccia e poi entra nel prisma ed esce dal bordo della matita. Oppure se colpisce la matita ed esce dalla matita. Oppure se colpisce una faccia ed esce dalla faccia. Ognuna di queste possibilità darà luogo a un fenomeno diverso. Come questo. Questa è la prima foto che ho visto in assoluto di questa cosa. Mi aveva colpito molto. In questo caso avete quella... quindi il sole è ormai all'orizzonte, ma sopra avete quella stranissima figura molto brillante che si chiama Arco di Parry. Perché Parry è stato il primo a descriverlo, diciamo a farne dei disegni accurati, per averlo osservato
durante uno dei suoi viaggi a cercare il famoso passaggio del nord-ovest, quindi tra il Canada e la terra di Baffin. E in uno di questi viaggi rimase intrappolato lungamente e quindi ha studiato certamente gli aloni per cui si riporta il loro nome. Anche la vita degli Inuit, eccetera. È un personaggio abbastanza noto, così, della marineria britannica. E tra questi fenomeni voglio citare anche la gloria. La gloria cos'è? Si vede in alta quota soprattutto, c'è una nebbia fitta, avete il sole dietro, vedete la vostra ombra proiettata nella nebbia, quella è l'ombra di un uomo, e attorno è questa specie di aureole, per cui sembrate... Ecco. Allora, questo è molto più difficile da spiegare e devo dire che ho cercato abbastanza così in giro e ho trovato che alla fine viene detto che non c'è una spiegazione ancora pulita di questo fenomeno. Certamente è un fenomeno di, il termine inglese è backscattering, cioè uno scattering all'indietro della luce, ma perché dia quegli aloni in quel modo lì non è spiegato bene ancora. E quindi delle glorie non dirò altro, anche che sono piuttosto belle. Qualcosina anche sui colori della luce. La bellezza sta anche nei colori. Quindi adesso c'è qualche... Beh, questa è una foto bellissima. Questo è Guttuso. Allora, tutti sappiamo che i colori che noi apprezziamo ad occhio nudo sono ottenibili combinando tre colori primari, rosso, blu e G sta per green, evidentemente. Perché tre colori? Perché abbiamo tre tipi di cellule nella nostra retina, diciamo, corrispondono alle sensibilità di tre tipi di cellule. Insomma, ho trovato questo interessante, per cui vi dico due parole su questo. Beh, prima di arrivarci, Maxwell, che è un genio assoluto della fisica, per le leggi di Maxwell e altro, è stato anche quello che ha fatto la prima fotografia a colori. E appunto combinando tre immagini realizzate in tre diversi colori. Allora, questa è un'immagine appunto dei nostri, di come è fatta la retina, appunto, che contiene due tipi di cellule. Contiene un sacco di bastoncelli, 90 milioni, e molto meno invece coni, che sono concentrati nella parte centrale dell'occhio, dove c'è la fovea, un avvallamento, insomma. E sono connessi al nervo ottico e sono quelli che ci danno la visione diurna. Ora, questi 6 milioni di coni sono una classe che si chiamano coni L, sensibili al rosso, non so perché si chiamino LMS, comunque rosso, verde e blu. E quindi ricevono dalla luce che arriva, vengono stimolati in maniera diversa. La differenza dei segnali che arrivano al cervello, appunto, dallo stimolo, dalla stimolazione di queste tre cellule, permette quindi al cervello di ricostruire tutta una gradazione di colori. Va bene, la stampa, i tre colori sono sfruttati nella cosiddetta tricromia, poi la quadricromia è semplicemente l'aggiunta del nero, perché il nero è un colore un po' difficile da rendere bene sovrapponendo questi colori. Quindi per avere una stampa migliore si aggiunge il nero. Oh, questo fatto dei tre colori che in qualche modo permettono di realizzare qualunque colore è stato poi scientificamente utilizzato in pittura. Questa è la corrente del puntinismo, di cui Seurat è il principale esponente, ha realizzato questa enorme tela in cui, andando a vedere da vicino, appunto, sono tanti punti, appunto, di colori che ravvicinati danno questa resa pittorica. Francamente non sono entusiasta
comunque non importa, è un quadro molto famoso della storia della pittura. È tutto molto statico. Comunque questa è una delle critiche che è stato fatto al quadro. Alcuni erano entusiasti, altri no, come il sottoscritto, che però non è un critico d'arte, quindi deve stare. In Italia, parallelamente, si sviluppa il divisionismo, con quadri, vabbè, secondo me, molto, molto belli. Questo è Morbelli, che raffigura un luogo che conosciamo. Lì c'è l'isola una delle isole Borromee, dietro è la montagnetta del Mergozzo. Quindi sono i nostri luoghi. Diciamo qualcosa anche dei colori che non vediamo. Noi esseri umani non li vediamo, però certi animali li vedono. Nel 1800 William Herschel, famoso astronomo inglese, scopritore di Urano e poi di una gran quantità di oggetti galattici, ma ancora non si era capito cos'erano, fece questo esperimento interessante. Il prisma scompone la luce e quindi mise dove, in corrispondenza dei colori, dei termometri. E ne mise anche uno dove non arriva luce. E con stupore si accorse che il termometro dove non arriva luce in realtà segnava una temperatura più alta degli altri. E così ha scoperto che esiste una forma di radiazione invisibile che è l'infrarosso. Infrarosso per la sua posizione appunto nello spettro. È una radiazione, diciamo, di tipo termico. Quindi ha tante anche applicazioni, insomma. Meteorologia permette di, per esempio, avere una visione delle nubi, degli oceani e quant'altro, notturna. Quando la Terra non è illuminata dal Sole, nel visibile non vedrebbe niente il satellite. Vede però nell'infrarosso, dove ci sono le differenze di temperatura che danno possibilità di distinzione. Gli animali hanno sviluppato per la caccia anche delle sensibilità particolari a questa radiazione. In astronomia caratterizza in genere le polveri. Al lato opposto invece del visibile troviamo l'ultravioletto che, vabbè, Richter, visto l'esperimento di Herschel, ci ha provato subito. E ha usato essenzialmente una pellicola fotografica di allora, dei sali d'argento di qualche tipo, e si è accorto che questi vengono impressionati, anche qui, da un tipo di radiazione che non si vede, che quindi è chiamato ultravioletto. Allora, l'ultravioletto si distingue in UVA, UVB, UVC, adesso vi dirò qualcosa. Per fortuna non arriva tanto ultravioletto sulla Terra, perché abbiamo, come tutti sanno, insomma, il famoso strato di ozono che intercetta gran parte della radiazione ultravioletta, ma non tutta. Qui avete sotto due diagrammi che vi mostrano quanta radiazione arriva a una certa quota. Quindi in cima all'atmosfera vedete, c'è questo colore, c'è anche il puntatore qua, giusto? Cos'è il tasto in basso? Ecco, questi sono gli UVA, quelli meno pericolosi. Ne arrivano tanti, ma tanti arrivano anche a terra. Gli UVB invece vengono abbastanza filtrati. Gli UVC, che sono quelli più energetici, per fortuna, vengono assorbiti dallo strato d'ozono. E quindi questo dice che, insomma, comunque sulla Terra i raggi ultravioletti arrivano, bisogna starci attenti, perché sono raggi molto penetranti nella pelle e provocano, come tutti sappiamo, danni. Questo l'ho messo perché volevo anche dirvi che tra non molto anche il Centro Geofisico Prealpino potrà misurare il cosiddetto indice UV, che è una misura della pericolosità giorno per giorno della radiazione ultravioletta. E questa viene misurata da 1 a 11, lo fa per esempio ARPA Lombardia, insomma, dove, andando sul sito, trovate una cartina come quella lì sotto. Questa è la situazione prevista per domani, dove in Valtellina avete 8, un livello molto alto, quindi vuol dire che
siccome sono misure riferite a mezzogiorno, più 2 ore prima e 2 ore dopo, bisogna proteggersi. Il fatto che in Valtellina sia più elevato il valore è perché ogni 1000 metri che salite la radiazione ultravioletta aumenta del 10-20%, quindi in quota è pericolosa. A sinistra invece avete il cartello della sanità australiana che dà i buoni comportamenti per proteggersi dalla radiazione solare ultravioletta, che fa bene, ma appunto bisogna starci attenti. Alcuni animali hanno la possibilità di vedere nell'ultravioletto, evidentemente l'UVA. Queste sono per esempio le renne, che hanno bisogno di scovare il cibo e scoprire il nemico che si avvicina, e quindi hanno potenziato notevolmente la vista. Invece per i mammiferi normali come noi, insomma, la cornea e il cristallino ostacolano gli ultravioletti. E il fatto di sottoporsi a radiazione ultravioletta può provocare appunto delle reazioni dolorose. Allora, bisogna andare nello spazio per vedere nell'ultravioletto. E questa è un'immagine del Sole nell'ultravioletto, quindi una cosa totalmente diversa da come siamo abituati a vederlo, insomma, attraverso la nebbia, il Sole si vede, ma non ha questo aspetto estremamente turbolento. Questa è anche una foto particolare, vedete il disco di Venere che attraversa la superficie del Sole, una foto molto bella. Allora, vi dicevo che l'ozono si trova appunto ad alta quota in atmosfera e precisamente nella stratosfera. Allora, la stazione spaziale ormai ci dà una visibilità quotidiana della Terra dallo spazio, che è una cosa estremamente affascinante. Insomma, in internet trovate dei filmati bellissimi. E qui si vede essenzialmente lo spessore della parte più bassa dell'atmosfera, che è la troposfera, quella dell'aria che respiriamo, che contiene essenzialmente tutto il vapore acqueo, e dove si innalzano le nubi. Le nubi possono alzarsi perché c'è il riscaldamento del suolo. Man mano l'aria si raffredda, ma a un certo punto raggiungono una certa quota, oltre la quale non salgono più. Questo evidentemente dipende dall'irraggiamento, dal fatto che siamo a una certa distanza dal Sole, abbiamo un certo albedo, queste cose. E sopra inizia la stratosfera, il cui nome ti dice che è un'atmosfera stratificata, che non ha rimescolamenti particolari. Ecco, quindi è interessante capire come la troposfera, che è uno strato piccolo, pensate che appunto, siccome noi percorriamo circa 4 km all'ora, se fossimo al polo, in 6 km abbiamo attraversato la troposfera. All'equatore lo spessore, siccome all'equatore fa più caldo, ecco che la massa d'aria sale, la turbolenza raggiunge quote più alte e quindi siamo a 12-13 km. Al di sopra è tutto fermo, la temperatura essenzialmente non varia per un po', e poi aumenta di nuovo per effetto dell'ozono, che assorbe i raggi ultravioletti e quindi abbiamo una diffusione termica. Però è impressionante appunto pensare come, ho fatto un passo troppo lungo, come effettivamente la troposfera è sede di tutta quella riserva d'aria preziosa per la vita. Dovremmo tutti avere, non voi insomma che siete qui, ma diciamo tutti quanti, avere consapevolezza della precarietà di questo sottilissimo strato d'aria in cui cacciamo dentro di tutto. Perché è l'aria che respiriamo, abbiamo solo quella. Una curiosità, vedete in alto nella troposfera a sinistra ho scritto sprites. Mi sono chiesto, ma cosa sono gli sprites? Allora, gli sprites sono scariche elettriche
che si osservano in corrispondenza di grandi temporali. Siamo sempre sulla stazione spaziale, quella macchia bianca è la sommità di un grande temporale che sta avvenendo sotto. Temporale evidentemente sede di forti campi elettrici, no? Perché ci sono cariche che si spostano dalla nube al Sole e viceversa, e questi campi elettrici possono provocare fenomeni elettrici anche sopra le nubi. E quindi delle scariche come quella piccolina, la vedete piccola, ma in realtà sono scariche che possono essere anche, in questo caso addirittura, 40 chilometri di sviluppo verticale. Sono fenomeni ancora poco conosciuti. Oh, parliamo della luce, la velocità della luce è uno di quei numeri che tutti sappiamo a memoria, 300.000 km al secondo. Forse non tutti sanno come è stata misurata la prima volta. E la prima volta è stata misurata da un astronomo, Roemer. E cosa fece Roemer? Allora, questo è Giove, il pianeta gigante, con i satelliti Medicei, sono quattro, che ruotano abbastanza velocemente attorno. È Io, che è il più interno, questo qui sembra più interno ma è solo prospettico, Io che è il più interno, in un giorno, 18 ore, fa il giro completo. Allora, Roemer osservò i tempi di 140 passaggi di questo satellite e si accorse che questi tempi non erano regolari, non erano uguali l'uno tra l'altro. E la spiegazione qual è? Questo è Giove, questo è Io che si eclissa dietro Giove, allora è questa la Terra che gira attorno al Sole. Chiaramente quando la Terra si avvicina a Giove, man mano che si avvicina, la luce percorre uno spazio sempre minore, per cui i tempi sono ravvicinati. Se stesse ferma i tempi sarebbero sempre uguali, ma siccome la Terra gira attorno a Giove, i tempi non sono uguali. Scusate, la Terra gira attorno al Sole, i tempi non sono uguali. E da questo lui risalì, appunto, a una determinazione della velocità della luce. Qualcosa sul cammino della luce. Perché questo spiega altri fenomeni. Allora, c'è una legge piuttosto generale della cosiddetta ottica geometrica, cioè quella che spiega come si muovono i raggi di luce, è che un genio come Richard Feynman, che teneva delle conferenze per un pubblico non solo di studenti, ma insomma di persone interessate alla scienza, spiegava con questo bellissimo esempio. Allora, innanzitutto la legge cosa dice? Che il raggio di luce che va da un punto a un altro, quale traiettoria percorre? Quella col tempo minimo, che nel vuoto è la linea retta. E l'esempio è carino perché ti dice, se tu bagnino sei sulla spiaggia e vedi una persona in difficoltà, qual è il percorso che farai per raggiungere quella persona? Evidentemente quella di tempo minimo, che non vuol dire la linea retta, perché tu sulla spiaggia sei molto più veloce che non in acqua e quindi cercherai di massimizzare, ma non troppo, il tempo che corri sulla massimizzare la distanza percorsa sulla spiaggia e meno quella in acqua dove sei più lento. Allora questo si può rendere quantitativo e spiega in maniera esatta le leggi dell'ottica geometrica. Spiega anche fenomeni come i miraggi, che sono fenomeni ottici che noi vediamo anche in autostrada, no? Quando ribolle tutto, sembra una superficie d'acqua su cui stanno appoggiate le automobili, perché le vediamo specchiate. Cosa succede? Succede che, soprattutto in zone desertiche, la superficie del suolo è calda. Aria calda è aria più rarefatta e quindi la luce è più veloce nell'aria più rarefatta, perché è più simile al vuoto. Allora, da questa palma partono in realtà due raggi. Uno è il raggio diretto,
Ma può arrivare all'osservatore anche un raggio che sceglie di attraversare la zona calda, perché lì è più veloce. Ovviamente il Signore qui non vede che la luce ha fatto quest'arco, vede arrivare la luce in questa direzione, per cui vedrà la palma anche riflessa. Vede quella in piedi, ma vede anche quella riflessa. E questo è il miraggio. C'è un fenomeno contrario che si verifica con la superficie fredda. Questo viene chiamato, ora la fisica è un po' più complicata, non sto ad addentrarmi, dovrei fare una spiegazione più precisa, si chiama Fata Morgana, un nome abbastanza affascinante. Non so se vi è mai capitato, io non credo di aver mai visto una Fata Morgana, ma vuol dire che voi essenzialmente, per esempio, se osservate il mare, potreste vedere una barca per aria. Il fenomeno fu particolarmente rilevante qualche anno fa, purtroppo non ho segnato la data, a Barcellona, dove tanta gente vide alzarsi dal mare una struttura stranissima. Quella era una nave dietro l'orizzonte, totalmente deformata dall'atmosfera fredda che separava l'osservatore da questa nave, che è stata totalmente anche deformata. Il fenomeno è particolarmente interessante, anche suggestivo, in località come lo Stretto di Messina. Se andate a cercare Fata Morgana, subito vi balza lo Stretto di Messina, oppure il Salento, dove si dice appunto che è possibile vedere le coste dell'Albania, che dista un sacco di chilometri e che normalmente non si vedono. Ma per un fenomeno di Fata Morgana, che è stato particolarmente intenso, sembra, in un particolare periodo dell'anno, di qualche tempo fa, quindi sono state fatte tante immagini di questo tipo, in cui si vedono i monti dell'Albania essenzialmente come sollevarsi dall'orizzonte, perché sono dietro l'orizzonte. È un fenomeno pazzesco. Questo è sempre il nostro Sorolla. Cos'è la luce? Allora, io non posso spiegarvi tutto della luce. Infatti, a un certo punto la conferenza si interrompe. Ne faremo un'altra. Nella storia dell'ottica c'è un fenomeno, anzi un evento molto speciale che, non pochi conoscono. Allora, era, in voga più che altro la teoria corpuscolare. Newton era per la teoria corpuscolare, perché è più facile pensare con un corpuscolo che viaggia in linea retta, insomma, spiegare le leggi dell'ottica in quel modo lì. Però all'inizio dell'Ottocento erano stati fatti anche esperimenti in cui si capiva che esiste anche un fenomeno come l'interferenza, cioè due onde luminose che possono cancellarsi o esaltarsi a vicenda. Allora, questo era ancora poco conosciuto. Allora, cosa succede? 1818, l'Accademia delle Scienze Francesi indice un gran premio per avere, insomma, delle spiegazioni della luce. E guardate che commissione. François Arago, forse lo conoscono pochi. Comunque è stato direttore dell'Osservatorio di Parigi, un personaggio importante. Però gli altri sono ben noti. Ampère, Laplace, Poisson, Biot, insomma, tutte le grandi importanti leggi dell'elettromagnetismo portano quei nomi. Va bene, si presenta Pierre Fresnel, che propone una teoria ondulatoria, aveva solo 30 anni. E Poisson, che non ci credeva molto, però era un abile matematico, è stato un importante matematico, prende essenzialmente la teoria di Fresnel e tira subito fuori, facendo dell'integrale che lui sapeva fare, una conseguenza che nessuno aveva messo in evidenza. La conseguenza è questa, che se tu illumini un disco tondo, deve essere circolare, lo illumini, vedrai l'ombra proiettata sul muro, ma al centro di quest'ombra ci sarà un punto luminoso. Questo punto
appunto, Poisson lo aveva sollevato, come dire, adesso vedrai che la tua teoria non è buona. E invece Arago volle fare l'esperimento e il punto fu osservato, anche con mezzi di allora. Questa è un'immagine molto più bella fatta con un laser. Diciamo che si spiega così, provo. Allora, avete il disco davanti, arriva la luce, colpisce il bordo del disco anche. Da ciascun punto del bordo del disco vengono emesse onde secondarie che soltanto nel centro dell'ombra hanno percorso tutti la stessa distanza, perché è come se fosse un cono. E quindi possono sommarsi costruttivamente. Soltanto per quel punto, perché qualunque altra zona dell'ombra avrà sì ricezione di questi raggi dal bordo, ma si cancelleranno tra di loro, perché non c'è interferenza costruttiva. Comunque questo è stato un esperimento importante, perché ha cambiato un po' il modo di vedere la luce. E diciamo, una forte scoperta è quella di James Clerk Maxwell, il quale riassume tutte le varie leggi di Biot-Savart, di Ampère, di Laplace, che erano state scritte prima, di Coulomb, dell'elettromagnetismo, dell'elettrostatica, le riassume in queste quattro leggi, che ovviamente non sto a commentare più di tanto, ma sono le leggi essenzialmente dell'elettromagnetismo, cioè della forza elettrica e del campo magnetico. E lui, studiando queste equazioni, fa una scoperta, un'osservazione che ho chiamato una luminosa scoperta, perché si accorge che queste equazioni ammettono la propagazione di onde che viaggiano esattamente alla velocità della luce. E quindi cosa sono queste onde? Sono anche la luce. Quindi Maxwell scopre che la luce, che fino allora tutti avevano osservato, misurato, rifratto, riflesso e così via, la luce è una particolare porzione dello spettro elettromagnetico, cioè delle onde elettromagnetiche che obbediscono alle leggi di Maxwell. Il fatto che possa propagarsi un'onda elettromagnetica è stato dimostrato in un esperimento di Hertz poco dopo. Lui essenzialmente faceva scoccare una scintilla in un punto, questa scintilla provocava un'onda elettromagnetica che lui captava in un altro punto, facendo anche lì scoccare la scintilla. La stessa scintilla veniva fatta scoccare a distanza. E chi poi si impossessò, insomma, di questa straordinaria scoperta è stato il nostro scienziato Marconi. Guglielmo Marconi, di cui in Italia si parla pochissimo, è stato uno scienziato invece conosciutissimo, famosissimo negli Stati Uniti e in Inghilterra. Perché lui dovette migrare dall'Italia e andare a fare gli esperimenti in Inghilterra. E lui ha emesso, diciamo, il primo segnale radio transoceanico, costruendo questa stazione ricevente in Cornovaglia e andando negli Stati Uniti, dove mandò un segnale di tre punti, che è la lettera S del segnale Morse, che fu ricevuto grazie a qualcosa che Marconi ancora non conosceva, che era la ionosfera. Cioè, siccome gli Stati Uniti e la Cornovaglia non si vedono in linea retta perché c'è la Terra curva, questo segnale elettrico si è riflesso nell'atmosfera per arrivare in Inghilterra. È andata bene, insomma, grazie alla ionosfera. Perché il cielo è azzurro? Allora, non è una spiegazione semplice, è una spiegazione che richiede diversi concetti di fisica, dico pochissimo. Allora, questa è una bella immagine che mostra l'ombra della Terra. Quando il Sole tramonta
alle nostre spalle, dall'altra parte la Terra lancia un'ombra e a questa quota alta e con un'aria estremamente tersa si vede chiaramente il semicerchio dell'ombra terrestre. E quando la Luna entra nell'ombra terrestre, sapete, la vediamo rossa, l'abbiamo vista tutti in qualche eclisse totale di Luna. Appare rossa, perché appare rossa e non colorata come normalmente la Luna sarebbe? Oppure perché non totalmente nera, visto che è dentro l'ombra terrestre? Allora, il fatto è che avviene la cosiddetta diffusione di Rayleigh, il quale appunto ha dato l'aspirazione. Allora, quella è la luce colorata che arriva dal Sole. Maxwell ci ha fatto vedere prima che la luce è un'onda elettromagnetica. Quindi ci sono campi elettrici e magnetici che viaggiano. Campo elettrico vuol dire una forza, un campo elettrico associato a una forza, che non è la forza gravitazionale, è una forza diversa, la forza di Coulomb, per esempio, la forza tra cariche. Quindi quando questa forza agisce sulle particelle dell'aria, che sono neutre, neutre perché hanno tante cariche positive e quante negative, però gli elettroni e i protoni pesano in maniera diversa, e quindi gli elettroni sentono molto bene questa forza, vengono accelerati e si mettono in moto. Quindi avete le vostre molecole d'aria che si polarizzano, nel senso che le cariche elettriche che le compongono, il nucleo positivo e gli elettroni attorno, si deformano e oscillano, gli elettroni oscillano. E quindi l'energia che hanno assorbito, che arriva dal Sole, viene riemessa in tutte le direzioni, perché loro oscillano in modo casuale, in qualunque direzione. Il fenomeno è particolarmente intenso sul blu. Quindi la luce blu viene captata e diffusa da tutte le parti. La luce rossa, anche lei viene diffusa, ma molto meno. Il perché è un po' più difficile da spiegare, ma non lo faccio. Ups. Allora, tornare indietro. Quindi avete il sole al tramonto, quindi a destra, sunset, il sole al tramonto, arriva la luce del sole, il blu viene deviato da tutte le parti, il rosso invece va avanti, attraversa l'atmosfera, esce dall'atmosfera, dall'altra parte, e illumina la Luna che sta dentro il cono d'ombra, che appare rossa. È lo stesso motivo per cui vediamo il sole rosso all'orizzonte. Perché a noi arriva la luce rossa, perché la blu, strada facendo, è stata diffusa dappertutto. E lo strato di atmosfera attraversata dalla luce solare all'orizzonte è molto di più che non lo strato d'atmosfera quando il sole è in alto. E in alto non lo vediamo rosso, lo vediamo giallo. Anzi, meglio non vederlo affatto. Allora, la luce ondulatoria, corpuscolare, insomma, tante domande. Storicamente, dalle leggi di Maxwell che ho scritto prima, scaturisce la teoria della relatività speciale. Quindi questa è una delle grandi scoperte dell'inizio del secolo scorso, legate appunto in qualche modo alla luce. E uguale a MC quadro è la legge più famosa appunto della relatività speciale. Poi il fatto che Fraunhofer avesse osservato quelle righe spettrali e poi dopo sono state molto meglio studiate, scaturì la prima meccanica quantistica. Cioè, come spiegare queste righe scure? Questa è la spiegazione. Allora, quelle righe scure possono essere anche righe chiare se lo spettro, invece che essere assorbito, viene emesso. Se voi prendete una lampada al neon, quella lampada al neon emette la luce caratteristica del neon, che sono particolari righe.
Una lampada a idrogeno, ammesso che esista, farà quelle righe, sì, esiste in laboratorio, si può fare, emette delle particolari righe luminose. Non emette una luce diffusa, emette solo certe righe. Queste righe, tra l'altro, sono, siccome l'idrogeno è semplicissimo, è un protone, un elettrone, uno può anche pensare che sia più facile spiegare dove stanno quelle righe. E in effetti Balmer ha scoperto, in maniera però empirica, la legge in cui si dispongono le varie lunghezze d'onda. È la legge di Balmer. Poi ce ne sono altre, di Lehmann, di Paschen, sono tutte leggi così. Il punto è, ma perché quella legge? Quella legge è così perché, appunto, c'è il modello planetario di Bohr dell'atomo. Gli elettroni ruotano attorno al nucleo, ma non possono occupare tutte le orbite possibili. Solo certe orbite. Ogni orbita ha un elettrone con una certa energia di movimento e potenziale. Quando un elettrone riceve un fotone, luce, fa un salto. Però questo salto lo deve portare su un binario diverso, non in un posto qualsiasi. E quindi lui può assorbire soltanto l'energia che gli fa fare il salto giusto, perché lui può solo stare su quei binari. E quindi assorbe solo un tipo di luce. Ecco perché avete uno spettro di assorbimento di particolari righe. Sono quelle che permettono il salto giusto. Oh, questo si può vedere anche in laboratorio. Questa è un'ampolla in cui c'è un campo magnetico e fate girare elettroni dentro questa ampolla dove c'è aria. Gli elettroni colpiscono l'aria, le molecole d'aria dentro questa ampolla e qui emettono luce rossa. Queste molecole che si disecitano. Ecco, questo è il fenomeno che caratterizza le luci del nord. E l'altro spettacolo che io non ho mai visto, ma il nostro amico Giuseppe già ce ne ha parlato in un paio di occasioni. È uno spettacolo che si vede nelle regioni polari, insomma. Queste luci cosa sono? È la luce emessa dalle molecole dell'atmosfera colpite essenzialmente dagli elettroni che velocissimi percorrono le linee di forza del campo magnetico terrestre. E questo serbatoio, insomma, di cariche che percorrono il campo magnetico terrestre è essenzialmente la radiazione solare, il vento solare. Quella luce rossa è esattamente la luce rossa che vi ho fatto vedere prima, è l'ossigeno che dà quella luce lì. Anche il verde è ancora l'ossigeno, dipende dal tipo di salto che l'elettrone sta facendo. E l'aurora poi si vede anche dalla stazione spaziale. È un'immagine abbastanza impressionante. Allora, ci sarebbero tante domande, sono arrivato ormai alla fine. Perché il vetro è trasparente? Perché un metallo riflettente? Insomma, la luce è sede di tanti fenomeni che uno pensa potrebbero avere spiegazioni semplici. In realtà non è così. Perché il vetro è trasparente non è mica facile spiegarlo, e neanche perché il metallo è riflettente. E per spiegarlo ci vuole una nuova meccanica quantistica. Quindi c'era l'atomo di Bohr con i binari degli elettroni, ma poi vengono Schrödinger, Heisenberg e Dirac. Questa è la penultima diapositiva. Lì in mezzo, Einstein sulla destra e non mi ricordo se è Curie sulla sinistra, c'è quel signore con i baffi, che è Paul-Maurice Audrien Dirac, di cui parlerà Giuseppe Piccinotti nella sua conferenza il 27 maggio, per cui vi aspettiamo, insomma, per sentire il contributo alla fisica, alla scienza in generale, veramente enorme di questo personaggio.
Grazie per l'attenzione. Si è sempre piccoli davanti alla bellezza.